Buonasera, ben trovati. Allora, siamo alla vigilia di questa importante elezione comunale. Mi corre l'obbligo, ci ho pensato molto prima di accingermi in questo spazio, che spero che sia breve, non soltanto perché me lo sono messo in testa, ma che effettivamente sia essenziale, ma perché sento il dovere di farlo, intanto per difendere uno spazio temporale che ha occupato l'informazione di questa televisione, di questo programma in particolare, nel periodo di questa precedente amministrazione, la cosiddetta amministrazione Bonanno. Abbiamo condotto una campagna elettorale, nessuno può dire diversamente, se non malevolmente, il più equilibrata possibile. Senza cedimenti, ma proprio l'abbiamo voluto fare scientemente, mettendo a freno, ed erano tante le nostre sensazioni, i nostri umori, però al di là di delle emozioni e al di là del ribollimento del sangue, diciamo, per tutto quello che è accaduto in questi circa 4 anni, è chiaro che poi deve subentrare la ragione. La ragione è quella che la celebrazione di una competizione elettorale democratica deve essere quantomeno il più tranquilla possibile, la più serena possibile. Stasera sono qui solo e esclusivamente perché vorrei ricordare alla memoria, ma lo sento come dovere di farlo, per tutto il lavoro svolto in questi anni, assieme a tanti amici, penso ad Andrea Mezzogiorno, penso a Rosario Bruno, penso a Pietro Ferrara. Ecco, quel comitato di un gruppo di amici che si sono ritrovati qua in un momento di grande difficoltà sociale e politico della città di Caltagirone, dove, non dimentichiamo, la città aveva la spazzatura che arrivava veramente, ma non come definizione, al primo piano dei palazzi, ammassi come non mai, fuochi, incendi di spazzatura, una cosa indegna, una cosa che veramente non abbiamo mai visto. A nostro giudizio, ma non a solo il nostro giudizio, quello trascorso è una pagina nera che bisogna soltanto ricordare per non ricadere negli stessi errori. Caltagirone ha una lunghissima storia, quella contemporanea l'abbiamo vissuta tutta, diciamo, no? E tutti, e certamente ci ha posto sempre come una città modello, una città faro, una città di cui andare orgogliosi di essere cittadini di Caltagirone. Ahimè, ci hanno fatto perdere tutti questi primati, li abbiamo persi perché ci hanno fatto perdere sbagliato. Fu il 70%, fu la città nella sua stragrande maggioranza che determinò quel risultato e quindi il risultato politico-amministrativo in cui oggi la città si trova. Stasera voglio ricordare, per non far dimenticare, dicevo qualche sera fa, che in questi giorni di campagna elettorale si è parlato tanto di numeri, sì, ma non si è parlato di come la città è sprofondata. Si è parlato di numeri, di dissesti sì, dissesti no, la colpa è questa, la colpa è di quest'altro, cose veramente che il cittadino comune, quello che la mattina si alza e sgobba la schiena e la testa per lavorare, per portare il pezzo di pane a casa, vi assicuro che non è assolutamente allettato da tutti questi argomenti. Ciò nonostante, è un dato di fatto, la politica si declina anche con queste cose e giustamente è stata svolta in questa maniera. Un po' meno, e ci rammarica di questo, si è parlato dei progetti futuri, di come dobbiamo riniziare subito dopo giorno 6 o dopo il ballottaggio giorno 20. Questo ci sarebbe interessato sentire e capire, perché questa è la molla che dovrebbe farci scegliere il candidato migliore per la città in questo particolare momento di grande difficoltà che la città intera sta vivendo. Una rosa di candidati a sindaco, tutti onorabilissimi, tutte persone splendide, tutte certamente capaci di poter risolvere i problemi di questa città. E non voglio entrare assolutissimamente in nessuna cosa, diciamo, questa è la valutazione. Ma quello che mi preme è far capire
Che cosa è successo in questi 4 anni? In questi 4 anni abbiamo avuto una città che è sprofondata completamente. La certificazione di questo è avvenuto, si è capito, quando per formare le liste, le coalizioni, per la prima volta nella storia democratica si è giocato un ruolo, ha giocato un ruolo l'escludendum dei vari candidati. Prima i cosiddetti cavalli di razza che portavano voti, ognuno cercava di accaparrarseli. Oggi no, si è passato sotto la lente di ingrandimento chi ha avuto ruolo dentro l'amministrazione e dentro alla responsabilità di Bonanno per aver portato la città a questo essere. E quindi ci sono state grandi difficoltà. Non è vero che molti hanno scelto, molti sono stati rifiutati e poi con alchimie, alla politica è dato fare le alchimie, ecco, si sono trovate le collocazioni. Ma di questo si tratta. Per la prima volta Caltagirone ha escluso, non ha incluso le persone che portavano voti o che avevano avuto esperienza, ma proprio perché c'era questa linea di demarcazione che non era soltanto chi ha votato o no il dissesto. Io aggiungo di più, ma per la storia nostra, ma per non tradirla, di quelli che hanno contribuito avendo svolto ruoli prioritari, amministrativi, di scelte che hanno affiancato Nicola Bonanno. Questa è la realtà, perché non possiamo dimenticarle, perché altrimenti dovremmo dimenticare tutto quanto che è successo e quello che oggi è la città. Niente. Non posso non dimenticare e ricordare in questo momento, ai più, se la regia mi aiuta con una camera, non li ho mai fatti vedere, però stasera credo che abbiano titolo le migliaia di firme recuperate, sottoscritte dai cittadini nei mesi precedenti il luglio 2014. Ho una certificazione del notaio Bonaccorso datata 10 luglio 2014. Il sottoscritto Giuseppe Bonaccorso, notaio in Caltagirone, attesto in dato odierne si è presentato presso il mio studio il signor Bruno Rosario, nato eccetera eccetera, ivi residente, recando con sé due raccoglitori con anelli contenenti un totale di numero 252 fogli a riquadri. Detti fogli recano l'intitolazione Liberiamo Caltagirone, Comitato di Liberi Cittadini, e contengono quattro riquadri a colonna. I quattro riquadri hanno in ordine successivo le seguenti indicazioni: cognome, nome, documento, firma. Dal conteggio effettuato risultano essere trascritti il numero 7.206 nominativi con relativa identificazione e firma, con la precisazione che non tutti i fogli e i relativi riquadri risultano essere interamente compilati. La presente non costituisce certificazione dell'identità dei soggetti, eccetera, eccetera. 10 luglio 2014, firmato in fede, notaio Bonaccorso. Oggi, questi che firmarono in fila per tanti giorni davanti al camioncino, il mezzo messo a disposizione dal CSI, dove si raccoglievano firme in piazza, al mercato, al viale Mario Milazzo, nei giri nei quartieri, la gente stava in fila. Non si è mai verificato che la gente a Caltagirone avesse una mobilitazione così totalitaria per firmare questo modulo, per presentare una mozione di sfiducia del Consiglio Comunale al sindaco Nicola Bonanno. Questo si tratta.
con un pizzico di orgoglio, e lo diciamo convintamente, qualcuno dice che facciamo politica, abbiamo sempre fatto l'interesse della collettività, non abbiamo mai tratto benefici, tutt'altro. Abbiamo sempre pagato conti salatissimi, aggiungo, ci hanno fatto pagare conti salatissimi per aver svolto un ruolo a tutela della nostra città. Lo è stato per la sanità nel 2009. Nel 2009 il sottoscritto è stato denunciato dal presidente della regione. Poi va bene, si è accomodata la cosa. Però questa è storia. Questa è storia. E noi le battaglie, se le abbiamo intraprese, le abbiamo intraprese solo ed esclusivamente a difesa di questo territorio, di questa nostra città. La città dove viviamo, dove operiamo, il territorio dove vorremmo veramente vivere nel migliore dei modi, seppur con tutte le difficoltà, non ci nascondiamo. Le difficoltà ce l'hanno tutti. Il problema è come si affrontano le difficoltà. In questo momento le difficoltà ce l'hanno anche le famiglie, ce l'hanno anche gli individui. Si tocca con mano la povertà. Si ha difficoltà a uscire fuori in mezzo alla strada, perché la gente ti domanda le 2 euro, i 5 euro per andare a comprare il pane. Mi vergogno io ad averlo richiesto, mi vergogno io a uscire dalla tasca quel poco di disponibile, perché anch'io posso avere le mie difficoltà. Così la città è ridotta a questo essere. Una città che non ha più servizi sociali, una città che ha dimenticato gli ultimi in questa città, che sono stati sempre i primi, sono stati dimenticati, sono stati vilipesi, sono stati utilizzati, sono stati strumentalizzati in questo lasso di tempo. Dobbiamo ritornare ad essere una città civile, orgogliosa di essere noi cittadini di Caltagirone. Non ho niente da aggiungere, nient'altro. Quello che questa televisione, quello che personalmente abbiamo subito in questi 4 anni ha dell'inverosimile. Molte delle lettere anonime mai in circa 40 anni di operatività in questa città siamo arrivati all'imbarbarimento di questa dialettica, le minacce, le lettere anonime, tutte alla Procura della Repubblica. Non le abbiamo mai rese pubbliche, perché non era il caso, erano anonime. Ma lettere anonime inviate anche al Presidente del Consiglio pro tempore, e poi qualcuno andava a cercare alla segreteria se fosse arrivata una lettera per il presidente. Poi questa lettera è stata letta inopportunamente, è stata letta al consiglio comunale. Io ho avuto modo di mostrare il mio dissenso a chi lesse quella sera quella lettera anonima. Non si dà mai la dignità a lettere o a scritti anonimi, mai. È chiaro, si informa l'autorità giudiziaria, questo sì. Di quella lettera anonima al Presidente del Consiglio che arrivò, noi abbiamo il nome e cognome di chi l'ha scritta e per conto di chi? Del mandatario. Lo abbiamo. Per dirvi questo, per significarvi quanto veleno e quanta asprezza sono costati alla città, al vivere quieto, democratico, civile, di questa nostra collettività, del nostro essere. Noi abbiamo sempre fatto opposizione, anche quando c'era la grande Democrazia Cristiana. Il senatore Parisi è ancora in vita, ma tutti gli amici sanno perfettamente le nostre posizioni, quali sono sempre state. Ma mai si è arrivati a questo punto. Mai. Inciviltà. Inciviltà. Per cui ritengo opportuno stasera rendere protagonisti questi 7.206 firme certificate dal notaio Bonaccorso, perché credo che loro stasera assieme a me chiedono a tutti voi, e questo non è un messaggio elettorale, è soltanto una cosa che, e quindi può andare nei giorni successivi,
Questi siamo tutti protagonisti, perché abbiamo chiesto al Consiglio Comunale di mandare con la mozione di sfiducia a casa il sindaco Bonanno e tutti i componenti delle varie giunte che lo hanno assistito in questi anni, per avere portato la città a questo essere. Questi sono protagonisti assieme a me stasera per ricordarvi, assieme a Rosario Bruno, a Pietro Ferrari e a Andrea Mezzogiorno, che è dovuto espatriare a Milano per andare a lavorare perché gli hanno chiuso la piscina. Ecco, questi sono protagonisti assieme a me. Questi gridano vendetta, sono esemplificativi. Guardate che raccogliere 7.000 e più firme certificate da un notaio sono assai in una popolazione di 39.000-40.000 abitanti. Sono assai, sono tantissime firme. Queste veramente sono testimonianza del disagio che la nostra città ha vissuto e vive. E questi vi chiedono, ecco, mi piace che l'inquadratura resti sulle firme, questi cittadini che hanno contribuito a raccogliere queste firme, che hanno gridato fortemente perché Bonanno se ne andasse a casa, oggi, stasera, in queste ore, vi chiedono di riflettere nell'andare a votare, a privilegiare la migliore classe dirigente che ci deve rappresentare al Consiglio Comunale, perché il Consiglio Comunale è l'organo democratico che deve assistere, deve controllare e non assecondare come è stato il precedente Consiglio, non nella sua totalità ovviamente. Però questo avviene solo e esclusivamente se mandiamo al Consiglio Comunale gente qualificata, gente che abbia la capacità di svolgere il ruolo di consigliere comunale. Sono 24, sono i primi 24 cittadini di questa città. Sono onorati di esserlo, ma devono onorare il proprio ruolo. E noi dobbiamo essere orgogliosi di averli mandati al Consiglio Comunale a rappresentarci per questa democrazia indiretta. Deleghiamo loro nei prossimi 5 anni a fare le nostre veci giorno per giorno, momento per momento, per assistere e controllare l'operato del sindaco e dell'amministrazione. Questi sono i protagonisti assieme a me stasera e assieme agli amici che ho citato prima del comitato per liberare Caltagirone, che vi chiedono di responsabilmente di soppesare il vostro pensiero per votare al Consiglio Comunale. Pensateci bene, c'è tanta rappresentanza umana, cercate di non lasciarvi condizionare né dal favore, né dal buono di benzina, né dai viveri, dalla spesa, né del posto più o meno fittizio. Non esistono nel 2016 questa cosa, e neanche la promessa della casa di la casa popolare. Attenzione, non vi fate infinocchiare, non vi fate pigliare per i fondelli, siate liberi e con molta dignità. So che il bisogno è tanto in questa città, so e mi arrivano voci di cose veramente inqualificabili, denaro per acquistare voti. Capisco il bisogno della gente, se la gente è arrivata a chiedere i 2 euro, i 5 euro per andare a comprare il pane, capisco bene cosa significa trovarsi 50 euro, 100 euro davanti per avere 5-10 voti, lo capisco, però un pizzico di orgoglio, come ho detto che gli ultimi devono essere i primi, devono tornare ad essere i primi, questi devono avere il coraggio anche di rifiutare questi allettanti 10, 50, 100 euro, li devono rifiutare per rispetto di tutti quanti, di tutti quanti, perché la città è fatta da tutti. Io mi sono sempre battuto per quelli del servizio sociale, quelli dell'assegno di servizio, e mi dispiace tantissimo quando li incontro, non so cosa dire, mi domandano sempre: ma c'è novità? Non c'è nessuna novità, questa è la novità. Responsabilmente dobbiamo rifiutare il pacco di pasta, la spesa, i 50 euro per avere il cambio del vostro voto. No, per questa volta ditegli no.
Ditegli di no. Un atto di coraggio, di sacrificio, ne fate tanto. Questo fatelo per la città. Non vi lasciate comprare. Per una volta riacquistate la nostra dignità, riacquistiamola tutti. Tutti siamo nel bisogno. Abbiamo il coraggio, abbiate il coraggio di rifiutare quel poco che vi può consentire di stare 2 giorni tranquilli. Per farlo, perché domani sarà meglio di oggi. Però dobbiamo levarci di torno tutto questo letame che ci ha sommerso. Dobbiamo mirare al meglio. Non ho più niente da aggiungere. Questi stasera sono qui con me. Siamo noi che determiniamo quello che dovrà succedere in questa città. I sindaci sono tutte persone onorabilissime. Vinca il migliore. Però il Consiglio Comunale, attenzione, selezionate. C'è di tutto e di più. Di tutto e di più. Rifiutateli, riacquistate la vostra dignità. Siamo noi a determinarci il nostro prossimo futuro in questa città. Se vogliamo che i servizi sociali tornino a funzionare, se vogliamo che il comune torni a funzionare, se vogliamo che la città torni ad essere pulita, se vogliamo che la città torni ad essere con la viabilità tranquilla, con la veicolazione serena. Girare per la città è una cosa indegna in questo momento, che induce anche noi a non osservare neanche le regole di buona creanza. Confessiamo. Allora, questi protagonisti vi chiedono, noi protagonisti determineremo quello che uscirà fuori la notte del 5 giugno per il Consiglio Comunale. Questo mi preme. I sindaci sono tutte persone eccellenti, ma qualifichiamo la scelta del Consiglio. È importante, ci vuole qualità per rappresentarci, ci vogliono non interessi di appartenenza, qui l'interesse supremo è quello della nostra vita, del nostro essere. Mi faccio latore, scusate se ho alzato la voce, di queste firme, sono le nostre firme. È stato il rivoltamento della città, è stata la città che ha chiesto, ha imposto al Consiglio Comunale di presentare la mozione di sfiducia. Il Consiglio Comunale non aveva tutto l'interesse, o anche le formule politiche mancavano. Probabilmente molti mi hanno detto in questi giorni, non eravamo pronti. Quando ti dicevamo non è opportuno presentare la mozione di sfiducia, molti me l'hanno detto. Non presentiamo la mozione di sfiducia perché ancora i partiti non sono pronti, ma la città sta morendo, ho sempre detto a questi amici. Ecco perché che la pressione di queste firme, la pressione mediatica ha indotto il Consiglio a presentare la mozione di sfiducia. Siamo orgogliosi di questo, però dobbiamo essere noi conseguenziali, perché al domani i partiti, le associazioni, come si chiamano, come si declinano, possono dire sempre, visto che non è cambiato niente, ieri c'era Bonanno, oggi arriva Tizio con questo Consiglio Comunale e siamo punte da capo. A noi è dato determinare e cambiare passo. Buon voto e in bocca al lupo al migliore, e che vinca il migliore. Alla prossima.